Tanta guagna per tutti. Un saluto speciale a tutti i lettori di Tom's Hardware. Io mi presento, sono Mr. Red e sono uno dei 4 amministratori della community guagna. Per chi non ci conoscesse, curiamo un sito di informazione sul mondo dell'intrattenimento, con particolare attenzione ai videogiochi, e un canale YouTube completamente dedicato al mondo dei videogiochi, in cui pubblichiamo sia video di informazione che video divertenti. Ci è stato chiesto dalla redazione di Tom's Hardware di rispondere ad alcune domande su come si aspettano GTA V i grandi youtuber italiani. Onorati da questa richiesta e visto il nostro grande interesse per il gioco, ci siamo detti perché non partecipare a questo mini sondaggio? Ecco quindi spiegato il motivo di questo video. GTA V si preannuncia come il gioco dell'anno. Cosa vi aspettate da questo titolo e quali miglioramenti introdurreste rispetto al quarto capitolo della saga? Innanzitutto una storia principale meno monotona, ma questo ci aspettiamo venga risolto grazie alle storie incrociate dei 3 protagonisti, cosa che potrebbe inoltre aiutare ad ottenere un più largo consenso tra il pubblico grazie proprio alle diverse sfaccettature dei personaggi. Per la caratteristica di punta della serie GTA, ossia il free roaming, ci aspettiamo un mondo di gioco vasto e ricco di attività mai visto prima. Ci piacerebbe infatti ritornare alla vastità e alla variabilità degli scenari, cosa che in GTA 4 si era leggermente appiattita in favore di un'ambientazione pressoché cittadina. Quale sarà la prima cosa che farete una volta inserito il disco nella vostra console, oltre ad attendere l'installazione? Ma io una mezza idea ce l'ho. La saga di GTA è famosa per le numerose attività, criminali e non, che si possono fare tra una missione e l'altra. Come ingannerete il tempo durante le pause che vi prenderete dalla trama principale? Delirio urbano o partita di golf? Io vorrei fare il bravo ragazzo, una partita a freccette con gli amici, 2 tiri a golf, un'uscita galante, ma non fa proprio per me. GTA Online si presenta come una vera e propria rivoluzione della saga, come un mondo online persistente e dinamico per 16 giocatori, un editor di livelli e molto altro. Metterà la parola fine alla vostra vita sociale o preferite divertirvi nella campagna single player? Secondo noi l'online di GTA 4 andava in buona parte rivisto e ampliato con più contenuti e con qualcosa, diciamo una scusa, che portava i giocatori a ritornare nel mondo online. Dalle notizie ufficiali rilasciate fino ad ora sembrerebbe che questa scusa per rimanere incollati agli schermi ci sia. Perciò staremo a vedere. Noi nel frattempo iniziamo a spegnere i cellulari, mettere le cuffie e alzare il volume, perché dal 17 settembre non ci saremo più per nessuno. Thank you.